presentazioni. Arance ancor più rosse. Sono 40 anni che queste note sono nell'aria, ovunque. Respiravamo piano. Nelle radio che non si stancano di programmarla. Le tue corse, l'eco dei tuoi nomi. Sulle labbra delle ragazzine innamorate, intorno ai falò che bruciano d'estate la notte. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? È come se la canzone del sole fosse una di quelle ninna nanne che ci hanno cantato da bambini e non si dimenticano più. Come se facesse parte di noi, della nostra storia, da sempre. Quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventar quel che sei, che importa tanto, tu non me lo dirai. La canzone del sole è un capolavoro di semplicità. E ancora oggi è il brano che tutti i maestri di chitarra fanno imparare ai principianti. Ma solo gli artisti di genio riescono a scolpire le note con quella semplicità che le rende immortali nel tempo. Mortaggi, quanti anni sono passati, sembra ieri. Mi ricorda, beh, fantastica, un'idea geniale. Non perdevi mai un attimo della canzone, la canzone non ti lasciava mai. Tu eri chiaro e trasparente come me. Oh, e qui canta la tua. Mare, tu eri chiaro e trasparente come me. Battisti ha trovato il segreto per comporre la canzone perfetta. La sintesi ideale di tutta la sua arte, popolare e innovativa. Irresistibile, eppure fuori dagli schemi. Un'arte capace di colpire dritto al cuore. Di Lucio Battisti è stata una vera rivoluzione. Da quando è comparso lui sulla scena, la musica italiana non è stata più la stessa. Tutte le volte che usciva con un disco andava al numero uno e vendeva milioni di dischi. Lui non era di nicchia, la sua eleganza era al servizio di tutti. È una cosa molto bella, anche perché Lucio in quel periodo non amava molto fare televisione, per cui era molto emozionato. Io e te, io e te, perché io e te. Quel 23 aprile è il giorno più bello della musica leggera, e forse a guardarlo con gli occhi e il senno di poi è anche il più triste e più malinconico. Perché? Mi sono svegliato solo. Semplicemente perché non ci sarà mai più un duetto come quello. L'esistenza un volo diventò per me. Sembra quasi si siano messi d'accordo quella sera, Mina e Battisti. Negli anni che seguiranno, tutti e due sceglieranno di nascondersi, di sottrarsi allo sguardo del mondo. Niente più esibizioni in televisione, niente più concerti, niente più apparizioni in pubblico. Le motivazioni che li portano a una scelta così drastica, però, sono diverse. Mina è un animale da palcoscenico. Il suo addio al pubblico è una scelta di vita in polemica con lo star system. Mentre Battisti non fa che assecondare il suo modo di essere. Lui, schivo e diffidente, lo è sempre stato. Era un uomo molto discreto, cioè non amava molto apparire. Allora, appariva perché faceva parte del suo lavoro, ma poi si è visto che ha cercato di apparire sempre meno. Perché era timido, forse la persona più timida che abbia conosciuto. Era ritroso, gli dava fastidio anche essere troppo coinvolto, era un uomo solitario. Io dovrei perciò soffrire da adesso. A che serve apparire? Battisti non ha bisogno di pubblicità, tanto i suoi dischi vendono uguale. Non sento niente, sono
Nel corso degli anni, poi, la sua diffidenza nei confronti della stampa e dei media si è trasformata in una vera e propria mania di persecuzione. Difendeva la sua privacy con entusiasmo, per usare un eufemismo. Per sottrarsi alla notorietà e all'ingrato ruolo di personaggio pubblico, nel 1974 Battisti si trasferisce a Londra. Vuole scappare dall'Italia, vuole cantare in lingua straniera. E piano piano si allontana anche dal suo paroliere di sempre, Mogol. Ma l'addio a Mogol non è che la tappa più dolorosa di un cammino sempre più votato alla solitudine e all'isolamento. Cosa si agita nell'animo senza pace di Lucio Battisti quando torna in Italia all'inizio degli anni Ottanta? Nessuno lo sa con certezza. La nebbia che respiro ormai. Le persone che gli sono state più vicine lo vedono allontanarsi sempre più, senza poter fare niente. Un sole quasi bianco. Il fatto che lui si sia un po' isolato, non so sinceramente neanche a cosa sia dovuto, no? Probabilmente non so. Ha avuto voglia di farlo. Ma lui ha fatto bene ad eclissarsi, bastava solo che mi facesse una telefonata, forse si è dimenticato di tutto quello che era successo. Secondo me capitano certe scelte nella vita. Ma Battisti non sfugge solo agli amici. Sono anni ormai che rifiuta contatti con i suoi ammiratori. Si ritira nella sua villa di Molteno, come volesse consegnarsi volontariamente a una morte apparente. Nei successivi 15 anni decide di cancellare ogni traccia, ogni immagine di sé. Fatta eccezione per la moglie e il figlio, gli unici testimoni che sporadicamente lo vedono da vicino sono gli abitanti di Molteno o qualche amico di passaggio. Un po' tristanzuolo, era un po' triste, se devo dire la verità. Ma il più grosso cambiamento è che aveva perso la sua allegria. Non era più quella persona allegra che ho conosciuto prima che diventasse famoso. Insomma, abbiamo parlato un po' del più e del meno, delle cose, delle canzoni, del momento, ma si scompare, ma io sai, ormai, insomma, così, mi disse, ormai mi sono stufato. L'artista non sono io, sono il suo fumista. Insomma, per quasi 20 anni Battisti riesce a fare in modo che il mondo si scordi di lui senza dimenticare le sue canzoni. Poi però arriva un giorno di fine estate. Davanti a me. Una giornata uggiosa del 1998. E Battisti torna suo malgrado di nuovo sotto le luci della ribalta. Nessuna conferma, nessuna notizia certa, restano le indiscrezioni, le voci, talvolta allarmanti sulle condizioni di salute di Lucio Battisti, ricoverato a Milano. Dove vai? Quando poi resti sola? La notizia trafigge il cuore di milioni di italiani. A centinaia, tra giornalisti e ammiratori, accorrono all'ospedale San Paolo di Milano per sentirsi più vicini all'uomo che li ha fatti piangere, amare e sognare. Se ne andò, per esempio. Ma come da 20 anni a questa parte, il mondo non può far altro che immaginare Lucio e la sua sofferenza. Ha un tumore. Solo questo trapela, perché anche in questo momento, per la famiglia Battisti, la cosa più importante è il riserbo. Penso che voi comprendiate la nostra posizione e il fatto che quindi non possiamo divulgare notizie sullo stato di salute dei pazienti. Ora noi siamo già. Dietro queste finestre si consuma il dramma di Lucio Battisti. Io vorrei. Solo i familiari più vicini sono ammessi al suo capezzale. Ma se vuoi. Finché alle 8 del mattino del 9 settembre. Grande tristezza, la direzione generale dell'ospedale San Paolo comunica che questa mattina alle ore 8 il signor Lucio Battisti è deceduto per intervenute complicanze in un quadro clinico severo sin dall'esordio. Aveva un tumore ed era stato ricoverato 2 settimane fa. Aveva 55 anni. È stato probabilmente senza il più grande cantautore italiano, sicuramente. Tu lo sai, non si vola.
io quel dì mi trovai per esempio. Ho sentito la radio. Quasi sperso in quel letto. E sono rimasto così. Così ampio. Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei. Io la morte abbracciai. Ho paura sì. A dirti che per te. Povero, l'ho avuto. Ma mi svegliai. È andata così. Oramai fra di noi solo un passo. È come se ti abbandonasse tuo fratello, non so spiegarmi bene, ma è, non è un grande dolore che poi ti passa, è un leggero dolore che ti resta. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Aveva ragione lui, sembrano dire quelli che lo piangono adesso come in quei giorni. Come può lo scoglio arginare il mare? Aveva ragione lui. Anche se non voglio. Non serve apparire. Torno già a volare. Per entrare nel mito. Le distese azzurre. Bastano le canzoni. E le verdi terre. Le discese. Qualsiasi posto vada, c'è sempre a un certo punto, a una festa, a un incontro, amici, in montagna, c'è sempre qualcuno che canta le canzoni di Battisti. E stringere le mani. Quelle canzoni che sono la colonna sonora dei momenti tristi, che di quelli felici, è dentro me, dei nostri rimpianti, nella mente, dei nostri slanci, non c'è, della voglia di libertà, capire, e di quel bisogno così umano di provare emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Thank you.